Buongiorno al direttore del Consorzio Ponte di Legno Tonale, Michele Bertolini, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Grazie. Buongiorno, finalmente si riparte. Come sono le condizioni delle piste ad oggi? Le stiamo preparando, noi abbiamo già aperto quelle più in alto, quelle sul ghiacciaio del Presena, quindi da lì sono già 3 settimane che si può sciare e adesso stiamo preparando le altre, ma in settimana dovrebbe arrivare una bella nevicata, quindi per il 27 contiamo insomma di aprire il comprensorio. Bertolini, diamo un po' di numeri, sappiamo che tanti appassionati sportivi, atleti professionisti e non solo aspettavano la ripartenza e insomma dopo una pausa che abbiamo aspettato parecchio, adesso quanti sono già in pista, quanti si sono già prenotati? Allora, noi in questo momento, siccome apriamo solamente la parte, finora abbiamo aperto solo il ghiacciaio del Preseno, possiamo dire che abbiamo circa 1000 sciatori al giorno. Quindi c'è il controllo del Green Pass proprio a valle, dove c'è la partenza della nostra famosa cabina via Paradiso, e poi si sale e si può sciare tranquillamente. Pensa che noi in giornate di punta, che quali sono solitamente le settimane di Natale o di Capodanno, arriviamo circa a 20.000 persone sulle nostre piste. Quindi diciamo che è una realtà la nostra che veramente conta molto, una realtà turistica che conta molto sullo sci. Una curiosità, perché noi pensiamo sempre che la montagna sia solo per gli sciatori, in questo caso ovviamente se andiamo in quota se prendiamo uno ski pass, se sappiamo sciare sì, ma anche chi non sa o non ha voglia di sciare può fare qualcosa, divertirsi e fare una vacanza sulla neve. La montagna, io dico sempre, è bella per tutti, perché è bello stare in mezzo alla... Noi vendiamo territorio e siamo, diciamo, protagonisti della nostra natura, quindi lo sci è solo, diciamo, una delle discipline che si possono fare in mezzo alla nostra natura. Poi ci sono le racchette da neve, poi c'è lo sci alpinismo, c'è lo sci di fondo, si può mangiare bene. Noi, come dicevi, ricordavi, siamo a cavallo tra 2 regioni e 2 province, quindi prodotti tipici del Trentino e della Lombardia, buoni vini lombardi e trentini. Stiamo costruendo anche nuovi investimenti con una nuova grande centro benessere, che quindi sarà pronto tra un paio d'anni, un investimento pensate da oltre 30 milioni, quindi stiamo investendo, crediamo nel nostro territorio, nella nostra realtà, e quindi veramente la montagna è bella per tutti. Bertolini, allora veniamo anche un po' alle note dolenti, all'attualità. Per adesso lo sappiamo, per fortuna nel nostro paese la situazione è decisamente migliore, stiamo parlando della situazione Covid di altri paesi, però è chiaro che la pandemia non è ancora finita. Allora, nel momento in cui, Dio non voglia, dovessimo tornare a fermarci, a chiudere, vogliamo parlare del danno che il vostro settore, come tanti altri, subirebbe? Noi qui siamo ottimisti per natura, dicevamo, quindi non vogliamo neanche pensare a un'ulteriore chiusura per quest'inverno. Allora, è semplice fare 2 conti e capire cosa significherebbe per noi. Allora, le società impiantistiche sono solo il motore di tutta una filiera turistica a cui poi si agganciano alberghi, maestri di sci, noleggiatori, ristoratori. Quindi, se noi consideriamo solitamente che abbiamo ipotizziamo una vendita di ski pass per 20 milioni, questo si riflette per circa 7 volte sull'indotto di località. Quindi parliamo di 140 milioni di euro di indotto per una località. Questo significa che poi se non viene innescato questo motore, alla fine tutta la nostra economia va in crisi e poi andiamo incontro anche a difficoltà sociali, che alla fine sono quelle più importanti. E certo, alla fine, che si riflettono poi sul territorio inevitabilmente, che speriamo invece torni alla stragrande. Non ha citato i baristi con il bombardino, ma su questo, direttore, faremo una puntata a parte. Come si prepara il bombardino? Adamello Ski, direttore del Consorzio Ponte di Legno Tonale, Michele Bertolini, grazie. Grazie a voi, grazie mille, a presto sugli sci.